La scorsa settimana un episodio pazzesco. Per me è sempre più chiaro che Agnes sia in realtà il personaggio Marvel Agatha Harkness, che nei fumetti è una potentissima maga che aveva aiutato Visione e Wanda ad avere dei figli, e in quella linea narrativa c'erano degli elementi che hanno delle cose in comune con quello che sto vedendo in questa serie. Ma adesso guardiamo il sesto episodio di WandaVision e la mia reaction. Sì, ho sonno. In inglese dice she recast Pietro, cioè ha fatto il recasting di Pietro. E siamo agli anni 90. Oh, è entrato nel cast, quindi è entrato ufficialmente dentro la sitcom come personaggio fisso. Dai, ma questo è come Bayside School, dove Zack parlava al pubblico abbattendo la quarta parete. No, però non sono anni 90 questi. Ho appena... oh sì, c'era già quel videogioco negli anni 90, Just Dance. Forse sì, però in sala giochi. Ma forse in America c'era già la versione da casa. Oh, quanto mi mancava questa versione di Quicksilver. Dai, lei è vestita come nei fumetti. Lui si vestiva da Nick Fury da piccolo. Anche lui come nei fumetti. Semaforo. Se avessero fatto un film su Wanda e Vision negli anni 80, probabilmente li avrebbero vestiti così. Hanno la PlayStation e anche con le levette analogiche, quindi sono anni 2000. Oh, la baciata sulla guancia? C'è puzza di crimine. Perché si è spaventata per quell'espressione? Non c'era... era esagerata quella reazione. Anche lui! Come Quicksilver dei fumetti! Anche con i due ciuffi qui ai lati, esattamente come nei fumetti, bellissimo! Non capisco perché Wanda abbia avuto quella reazione quando si è girata e c'era Pietro così. Non è che facesse così paura da farla urlare in quel modo. Cosa avrà voluto dire? Cosa cacchio sta succedendo? Che cosa hanno intenzione di fare? Ah sì, e sperano di non essere riconosciuti così, dai. Chissà se nei costumi degli altri ci sarà qualche cameo. Ah, ho visto uno che aveva la maglietta di... ho visto uno che... ecco, nello sfondo c'è uno che ha la maglietta di Freddy Krueger, però ha la maschera di Jason. Ha fatto un mix. Ecco, lei gli sta chiedendo come mai è così diverso. Non capisco l'altro gemello da chi sia vestito. Ha un mantello e una fascia blu. Mi ricorda qualcosa, ma non mi sovviene in mente niente. Cioè, ma lui sta comunicando con lo Sword. Perché ha detto le cose prima che succedessero? Secondo me lui vuole fare come... in The Truman Show, vuole camminare in avanti sino a quando non esce. Ah no, stava cercando... ah no. Non è Agnes. Cosa che... questi due sono in loop, come nei videogiochi. Quando esplori un... no, sta piangendo! Sbloccala, Vision, sbloccala! No, non andartene, sbloccala! Ma perché non l'ha mangiata? Guardate questo easter egg. Nel cinema stanno proiettando Gli Incredibili, il film animato con i supereroi, e Genitori in Trappola, che è sempre un film della Disney,
che non conosco, non ho mai visto, ma il titolo Genitori in trappola sono Wanda e Vision, sono due genitori in trappola. Quindi questo oserei dire che conferma che non è tutto frutto di Wanda. Forse l'altro gemello è vestito da Doctor Strange. Però non mi ricordo che Doctor Strange avesse una fascia blu in testa. Forse. E comunque quei film proiettati al cinema sono degli anni 90, fine anni 90, quasi anni 2000. Quindi, o in America il DualShock con le levette analogiche è arrivato prima che in Italia, oppure c'è un anacronismo. Perché io prima degli anni dei, perché io il DualShock della PlayStation 1, il primo DualShock della PlayStation 1 non me lo ricordo negli anni 90, fine anni 90, o forse mi sto confondendo io. Quindi lei se ne rende conto che la faccia è sbagliata. Però a me Pietro sembra dalla parte di Wanda. C'è la barra della salute di ogni persona come in un videogioco. E qua sono fermi. Sembra il bug di un open world, sinceramente. E lui sicuramente vuole fare come in Truman Show, andare avanti sino a quando non trova un confine. Cazzo, sbloccali! Toccali le tempie, sbloccali! Non lo fa. Perché non lo fai? Sarebbe la cosa più ovvia da fare. Sei anche più intelligente di me. Bello, come ha trasformato il suo costume. Oh, vede il perimetro. E Agnes? Non ha però lei il costume dei fumetti che ha Agatha Harkness, però i capelli bianchi sì. Oh, finalmente. Quindi neanche lei sa nulla. Come What's an Avenger? Come non sa cos'è un Avenger? Ah, vabbè, certo. Ma quindi è Wanda? Non andare oltre Helly's Avenue. Uscirà dal perimetro? Comunque Agnes ha detto Wanda non ce lo permetterà. O è una manipolatrice o ha ragione. Oh, e chi sarà? Oh, io sono in fibrillazione per la frase che ha detto Monica Rambeau. Il mio contatto sta arrivando. E secondo me sarà qualcos'altro di epico come nello scorso episodio. Spero solo che non facciano un cliffhanger. Quello che mi perplime è perché non c'è nessuno a fare la guardia a queste cose. Loro stanno girando e disturbati. Quindi Pietro lo sa. Pietro lo sa. Mi resta il dubbio, chi l'ha chiamato o come ha fatto lui ad arrivare lì? Ha confessato? Oh mamma mia! Ma quelle erano le ferite del Quicksilver della Marvel Disney, non della Marvel Fox. Sta uscendo dal perimetro. Secondo me, se lui esce, muore. Sta rimanendo legato lì però. Ma capta i pensieri? Non rientra muore. Oh cazzo. Perché l'ha fatto? Oh.
sta allargando il campo della città. Quindi coinvolgerà anche loro e anche loro saranno comandati da lei. Poverina, l'hanno lasciata lì. Oh, una mongolfiera, un circo. Bellissima questa cosa. Quanto lo vuole fare grande? Quanto cazzo lo vuole fare grande? No, non può finire così. Quindi nel prossimo episodio vedremo chi è questo contatto di Monica Rambeau. Allora, un sospetto me lo sono tolto. O forse no, mi rimane il dubbio che fosse opera di Agatha Harkness. Cioè io la chiamo Agatha Harkness dando per scontato di aver capito che in realtà Agnes è Agatha Harkness. Ma potrei sempre sbagliarmi, ma è troppo una coincidenza questo nome. Quindi è Wanda. L'artefice di tutto è Wanda. Ora ne abbiamo la certezza. È lei a comandare tutti. Ma allora, perché a Visione lei ha detto: ma secondo te io riuscirei a gestire tutto? E infatti, secondo me, il suo campo di controllo, nonostante l'area della città sia enorme, però il suo campo di controllo delle menti è circoscritto a una zona più piccola del perimetro effettivo della città. Quando lei si sposta anche il suo campo di controllo mentale. Infatti Vision, che è andato lontano da lei, ha visto delle persone che sono bloccate nel fare delle azioni, che poi, se notate, è anche una cosa graduale, perché Vision si è allontanato di un po' e ha visto delle persone che facevano un'azione in loop. Vision si è allontanato di un altro po', ha visto delle persone bloccate. Quindi, ancora peggio di fare un'azione in loop, che però erano coscienti, perché c'era la lacrima. E mi è sembrato di percepire negli occhi delle persone bloccate una sorta di richiesta di aiuto quando Vision è passato. Quindi dicevo, perché a Vision ha detto questo? Gli ha mentito. Però quello che credo è che lei non sia molto in sé. A me pare evidente che sia una sorta di disturbo psicologico, perché lei si rende conto di star facendo qualcosa di strano. A volte ha degli sprazzi di lucidità, lo vedo dagli sguardi, e che quindi tutto questo che lei abbia fatto l'abbia fatto un po' inconsapevolmente, un po' spinta dalla sua rabbia, dalla sua frustrazione. Non lo so. Io non vedo l'ora di vedere il prossimo episodio per capire chi sarà questo contatto di Monica Rambeau. Potrebbe essere Doctor Strange, ma si è vociferato molto di Reed Richards, il leader dei Fantastici 4. Vedremo, aspettiamo la prossima settimana. Grazie per aver guardato, fatemi sapere i vostri commenti sull'episodio se l'avete visto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!